Clusone continua ad esserci apprensione per una donna di 82 anni di Rovetta, di cui da ieri non si hanno più notizie. L'azienda Sinergia di Onore continua a crescere e cerca una nuova sede, ma tuttavia ci sono difficoltà per la realizzazione di un nuovo polo a Clusone nella zona dell'ex eliporto. Albino si prepara al carnevale, volontari e genitori al lavoro negli oratori per la realizzazione dei carri. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Continua ad esserci apprensione per una donna di 82 anni di Rovetta, di cui da ieri non ci sono notizie. Nelle ricerche oggi sono stati impegnati più di 50 operatori di soccorso. Sono riprese questa mattina le ricerche della donna di 82 anni di Rovetta, della quale non si hanno notizie da ieri. Le ricerche erano scattate ieri pomeriggio verso le 18. La pensionata, utente del centro diurno della Fondazione Sant'Andrea di Clusone, pare si sia allontanata dalla struttura intorno alle 13.30 per un probabile rientro a Rovetta, dove abita. Nelle operazioni di ricerca sono impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco, operatori della Protezione Civile di Clusone, unità cinofile comprese, la polizia locale e il soccorso alpino. Si sono poi aggiunti i rinforzi delle unità cinofile della colonna mobile della provincia di Bergamo con una squadra di 5 persone dell'associazione Orobi e Soccorso. Ieri sera il personale ha perlustrato la zona boschiva fino a mezzanotte. Nella notte due operatori della protezione civile e i carabinieri hanno proseguito con verifiche principalmente nell'ambiente urbano. Al momento della scomparsa la signora indossava pantaloni grigi scuri e un giaccone invernale nero. Una sua foto è pubblicata sul nostro sito myvalley.it. Chiunque l'avesse vista può contattare direttamente i carabinieri. Un uomo di 53 anni è stato soccorso ieri sera poco dopo le 20.30 in Via degli Alpini, la strada che da Vertova sale verso Cavlera. L'uomo residente in paese sarebbe caduto mentre scendeva in sella alla sua bicicletta. Lo ha trovato a terra un automobilista di passaggio che dopo averlo visto è andato a chiedere aiuto alla sede della Croce Verde di Colzate. Il 118 ha quindi attivato le operazioni di soccorso. Il ferito, dopo le prime cure, è stato messo su una barella e accompagnato in ambulanza fino alla stazione di Vertova. Qui è stato poi trasferito sull'ambulanza infermierizzata e trasportato con codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone. E nonostante la crisi ci sono aziende che negli ultimi anni sono riuscite addirittura a crescere. È il caso di una società con sede centrale a Onore. Parliamo di Sinergia. E quando un'azienda prospera può avere bisogno anche di nuovi spazi, cosa non semplice quando l'area di riferimento per dipendenti e titolari è un territorio montano come quello della Valle Seriana. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Gianluca Valduzzi. Costruiamo compressori, essiccatori e generatori d'azoto e la nostra industria di riferimento è il power generation, l'oil and gas, farmaceutico, minerario, società e imprese che hanno bisogno di altissima qualità dei prodotti e di macchine specializzate e costruite appositamente per il loro fabbisogno. Il mercato è quello internazionale? Il 95% del nostro prodotto va all'estero e i nostri mercati di riferimento sono il Medio Oriente, il Nord Africa e la Russia. Eseguite il prodotto su tutta la filiera? Sì, eseguiamo al nostro interno la progettazione e la realizzazione di tutti i componenti. Abbiamo attualmente 6 sedi, 3 a Onore e 3 a Clusone. Costruiamo in una sede a Clusone le carpenterie, in un'altra sede a Clusone gli apparecchi a pressione e nelle sedi di Onore facciamo invece l'assemblaggio finale, l'assemblaggio elettrico e strumentale e i test di verifica finali prima della spedizione del prodotto. Nella terza sede di Clusone abbiamo appena installato un impianto taglio laser per profili per l'industria 4.0 ed è stato messo in funzione nella fine del 2017 e stiamo iniziando adesso a far uscire i primi prodotti. E da qualche anno state quindi cercando di capire come poter ampliare i vostri spazi?
Sì, da circa 3 anni stiamo cercando sul territorio la possibilità di concentrare in un unico polo tutta la nostra attività. Abbiamo avuto e abbiamo cercato sul territorio delle possibilità di capannoni o di edifici già esistenti. Siamo andati a visitare la Festi Resine Villa Dogna, la Cantoni di Ponte Nossa, l'ex Fibriglia di Cerrete Basso, ma per varie ragioni tutti questi spazi non erano idonei alla nostra attività. Erano strutture realizzate per tutt'altro lavoro e quindi non siamo riusciti a trovare un accordo con i proprietari. Quindi abbiamo ricercato sul territorio quale poteva essere una locazione che non avesse un impatto ambientale fortissimo, visto la richiesta, diciamo così, abbastanza voluminosa di cui abbiamo bisogno, e abbiamo identificato uno spazio nella zona limitrofa di Clusone, vicino all'ex eliporto, Isola Felice per intenderci, dove già sul comune di Rovetta insistono delle attività produttive, artigianali e industriali, e quindi sarebbe stata una continuazione e secondo noi un impatto ambientale abbastanza limitato. Sono però subentrate alcune difficoltà. Sì, nel 2016 abbiamo presentato il primo progetto, che però è stato bocciato per la impossibilità di rispettare i parametri della legge regionale sul consumo del suolo. Poi abbiamo messo a posto la pratica e la procedura, abbiamo ripresentato una pratica al SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, nel 2017, e anche in questo caso però ci sono subentrate le difficoltà, in quanto durante la conferenza dei servizi tutti gli enti preposti al governo del territorio hanno sollevato delle eccezioni. La provincia di Bergamo ha sollevato l'eccezione che nel suo piano di governo del territorio la zona è considerata ancora aeroportuale perché insisteva un eliporto fino ad alcuni anni fa. I comuni hanno dato un'eccezione riguardo alla viabilità, già all'incrocio che c'è vicino all'Isola Felice si doveva o si sarebbe pensato di fare una rotonda, e poi con l'amministrazione comunale ci sono stati parecchi contatti, ma non siamo riusciti a trovare un accordo sull'atto unilaterale d'obbligo. E questi sono giorni importanti? Sì, martedì 6 febbraio si è conclusa la pratica, il procedimento SUAP che avevamo presentato. In questi giorni noi stiamo aspettando dall'amministrazione comunale il verbale della chiusura del SUAP e poi avremo 10 giorni per le controdeduzioni e per vedere se questo procedimento potrà andare avanti o se verrà, come noi pensiamo, bloccato. E quindi ora cosa potreste fare? Allora, la situazione per quanto riguarda il mercato, l'attività e la società è assolutamente positiva e quindi siamo fiduciosi per il futuro. Dobbiamo ora prendere atto di queste posizioni, darci un po' di tempo per verificare quali sono le possibilità future, dovremo valutare qual è la strada migliore per la nostra società. Potremmo restare sul territorio continuando ad avere delle attività dislocate, oppure pensare di trasferire tutto quanto in una posizione, in una zona industriale più vicino alle aree di comunicazione e alle vie di comunicazione principali, quindi autostrade, ferrovie, eccetera, eccetera. E ricordiamo che l'azienda ha circa un centinaio di dipendenti e con l'ampliamento di circa 20.000 metri quadrati potrebbero aumentare ancora con altre 35 assunzioni. E a Castione della Presonana il consigliere di minoranza della lista Castione Unita Fabio Ferrari, attraverso un comunicato inviato ieri sera, ha sollevato le sue perplessità sui recenti movimenti all'interno della maggioranza guidata dal sindaco Angelo Migliorati. Dimissioni che secondo il consigliere di minoranza sarebbero da interpretare come un malcontento all'interno del gruppo di governo. Il gruppo di minoranza chiede inoltre chiarimenti anche in merito alla gestione di alcuni servizi, tra cui gli uffici di informazione turistica dopo la recente chiusura degli sportelli. Proprio a tale proposito ne abbiamo parlato con il primo cittadino di Castione della Presolana, Angelo Migliorati. Il consigliere di minoranza Fabio Ferrari sollecita risposta dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il turismo. Come vi state muovendo? Anzitutto devo dare atto che quest'anno è stata una bella stagione invernale. Siamo stati fortunati per le nevicate che sono arrivate al momento giusto, ma la cosa più importante che mi preme sottolineare
è che gli investimenti che sono stati fatti nelle stazioni del Monte Porre e alla Presolana hanno dato dei forti risultati, sono ritenute tra le stazioni sciistiche più avanzate nella Bergamasca e anche in Lombardia. Lo sottolineo per un semplice motivo, che laddove si crede nel territorio, laddove si crede nelle potenzialità e si fanno investimenti nuovi, la gente risponde, le presenze ci sono e le presenze sono in aumento. Parto da qui proprio per definire un po' quella che sarà la politica turistica da qua in avanti. Noi come amministrazione ereditiamo la gestione del turismo utilizzando la Turismo Presolana, che è una società cooperativa fondata nel 1998 dalla mia amministrazione. Allora fu fondata proprio in risposta alla crisi che aveva dato la Proloco. Si pensò a una struttura nuova con una ragione sociale ben precisa che era partecipata dalle associazioni del territorio. Negli anni, nei vent'anni ovviamente, ha mostrato tutti i suoi limiti, limiti giuridici, limiti di partecipazione, limiti normali che il tempo va a maturare. Era una cosa innovativa vent'anni fa, non lo è più oggi. Per cui abbiamo ripensato alla scadenza del contratto che legava il Comune con la Turismo Presolana alla nuova gestione del turismo che verrà fatta in questo modo. Anzitutto ci sarà l'apertura degli uffici, ovviamente, che è il front office del turismo castionese, sia di Bratto, principalmente di Bratto e di Castione nei periodi di maggior afflusso, per dare proprio l'informazione turistica. L'altra parte verrà fondata a breve, un'associazione nuova, su cui siamo in fase avanzata di definizione dello statuto, di definizione dei compiti e di definizione dei soci, che gestirà quelli che sono gli eventi interni al comune. Per cui avremo due realtà, la realtà degli uffici, la realtà di chi si occupa delle manifestazioni. Il tutto legato da un portale informatico che chiameremo Visit Presolana, ormai usa molto il termine Visit, che raccoglierà tutto quello che nel territorio è importante, per cui raccoglierà la Coralto, raccoglierà le società impiantistiche di sci e darà le informazioni per poter affittare gli appartamenti. Perché puntiamo sul portale? Perché ormai il passaparola dà tutti i limiti che ci sono. Un tempo la gente veniva, sceglieva i cartelli dove vedeva le case da affittare e le affittava. Oggi non è più così, vuole un portale che deve essere ben posizionato e che deve essere anche ben lanciato sui social, per cui Visit Presolana sarà il collante di tutto questo. E ora ci spostiamo sull'Alto Sebino, andiamo a Castro per occuparci della raccolta differenziata dei rifiuti. Al telefono con il primo cittadino di Castro, Mariano Foresti, ci occupiamo della differenziata nel paese dell'Alto Sebino, in quanto con le percentuali in crescita sono in vista anche alcune riduzioni sulla tariffa. Allora è un progetto che è partito 7 mesi ormai, di riduzione della frazione secca, questo era il nome del progetto, cioè occorre differenziare di più, anche perché a termini di legge sostanzialmente ci si deve portare su un livello di differenziazione del 70%. Noi qualche mese fa eravamo un po' più bassi, abbiamo chiesto uno sforzo ai cittadini e i cittadini con il loro impegno sono riusciti a migliorare la raccolta. E questo poi ha generato ovviamente una diminuzione dei costi di smaltimento di circa il 10%. Come avevamo detto negli incontri fatti con la cittadinanza, ne abbiamo fatti più di uno per spiegare le nuove modalità, sostanzialmente quelli che sarebbero stati, diciamo, i risparmi li avremmo spalmati direttamente, ridotti, diciamo, dalle bollette che arriveranno ai cittadini. Quindi ci sarà una diminuzione del 10%. Chiaramente non è un granché, però visti i tempi che corrono, già parlare di riduzione mi sembra un buon risultato, insomma, ecco, quantomeno non ci sarà un incremento, ma grosso modo, ripeto, le bollette che sono in distribuzione che arriveranno a breve della Tari vedranno un decremento di circa il 10%, un decremento medio ovviamente. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco.
Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Si avvicina l'appuntamento con il Carnevale in queste sere per tante persone, soprattutto genitori, e tempo di lavoro per la preparazione dei carri. Ad Albino l'attività è intensa, specialmente negli oratori. Benvenuti, buonasera, sono Don Andrea, siamo qui nel laboratorio dove viene prodotto il grande carro dell'oratorio di Albino. Sono ben 11 anni, mi dicono i volontari, che dentro queste mura si produce questo grande carro, ma la cosa più bella da dire è che sono ben 6 anni che questi 4 oratori, per iniziativa appunto dei volontari, hanno deciso di lavorare insieme e di costruire una festa di carnevale per le 4 parrocchie di Albino, tutti insieme, che confluiscono qui nella piazza San Giuliano. Ma è il caso di dare la parola a chi dentro questo mondo ci lavora da un bel po' di tempo. La cosa fondamentale è che ci uniamo tanti papà, e quel carro qua è fatto più che altro per i bambini, ma per i bambini piccoli, non dobbiamo concorrere con nessuno. E la cosa fondamentale è proprio quella di proseguire tutti assieme gli oratori e portare avanti queste tradizioni che quando eravamo piccoli c'erano, sono state abbandonate e con un po' di fatica le abbiamo riprese. Una delle cose più importanti, secondo me, ma secondo tutti, è prendere e fare in modo che arrivino altri genitori, altri papà, con i loro figli, con le mamme, e portino avanti questa tradizione assieme ai nostri don. Siamo adesso all'oratorio di Bondo e spieghiamo come state preparando questo carnevale. Salve, il nostro carnevale è il Trolls e ci siamo messi assieme ancora prima di gennaio, tutti insieme gli oratori, per decidere il tema e poi noi siamo partiti, che siamo una quindicina di persone, a trovare il materiale e a pensare il modo per costruire il carro, e speriamo che i colori che abbiamo messo trasmettano tanto amore a tutta la gente che verrà a vederci. Utilizzate soprattutto materiale riciclato. Sì, è da tanti anni che facciamo questo carnevale insieme con gli altri oratori, sarà il 6° anno, e noi cerchiamo e tentiamo anche di riciclare tanto materiale. La maggior parte sarà sul 70% di materiale riciclato, e l'altro giustamente dobbiamo comprarlo, come colla, come quest'anno molta canapa per fare i capelli della nostra Poppy. Ma c'è molta attesa nel vedere cosa accadrà. Ho sentito degli eco significativi e belli, ho visto delle immagini, ho sentito raccontare di qualcosa di affascinante, che è un territorio che si muove all'unisono. È certamente un bel segnale che diventa uno stile di stare insieme. Credo che il carnevale sia davvero l'occasione bella per poter coltivare relazioni. Mi piace vedere tanti papà e mamme che si adoperano accanto ai piccoli per costruire costumi, per inventare idee, fantasia, e tante riunioni che danno volto anche alla voglia di relazionarsi con gli altri. Domenica speriamo di vedere ancora tanti bambini, come abbiamo visto in questi 6 anni, la piazza San Giuliano riempirsi insieme ai nostri carri. Noi di Desenzano abbiamo anche quest'anno, con immenso piacere, così ha partecipato insieme alla realizzazione del carro, e niente, siamo molto orgogliosi di questa collaborazione, perché ci siamo aiutati tutti a prepararlo, a preparare i costumi e quindi anche a organizzarlo. È stato faticoso, perché nello stesso momento abbiamo dovuto riunire tutte le forze, dall'amministrazione comunale alle signore che fanno le sarte, ai signori che poi animeranno e ci sosterranno nella piazza qua, offrendo pane e strinù, le frittelle, le torte. Con questo ricavato poi andremo a coprire le spese che abbiamo affrontato per la realizzazione dei carri. Quindi non facciamo altro che ringraziare tutti e tre, tutti e quattro gli oratori, perché abbiamo realizzato ancora anche quest'anno il nostro carnevale, e grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha sostenuto e ci ha accompagnato in questo percorso. Le signore, che le sarte, che si sono prodigate a preparare tutti i vestiti e le coreografie dei carri, e sicuramente il merito maggiore va a chi ha costruito i carri, che sono anche quest'anno meravigliosi. Passiamo al calcio e ci occupiamo della Coppa Italia Primavera. Il Milan ieri sera ha battuto per 3-2 l'Atalanta. Vediamo il servizio di Elisa Cucchi. Mister Brambilla, un commento a questa partita. L'Atalanta esce dalla Coppa Italia però testa alta.
Ma sì, a testa alta, perché comunque abbiamo, secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione, al di là del risultato che poi chiaramente premia il Milan. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio e purtroppo a noi è andata male, gli episodi sono stati favorevoli al Milan, bravi loro a sfruttare due tiri in porta veramente e fare due gol nel primo tempo. Alla fine ha vinto una squadra che nelle due partite si è difesa dietro la linea della palla con 11 uomini, giocavano sulle seconde palle, insomma a noi è andata male, complimenti a loro, noi dobbiamo migliorare sotto l'aspetto dell'attenzione difensiva, lì sicuramente possiamo far meglio. Anche perché dalla parte dell'attacco, dal punto di vista dell'attacco, il primo tempo sembrava quasi perfetto. Sì, l'avevamo impostata così perché comunque dovevamo recuperare. Poi abbiamo fatto bene anche le fasi di transizione perché non abbiamo mai preso ripartenze. Purtroppo un tiro da tre quarti campo e un corner fanno la differenza. Se parliamo di risultato fanno la differenza e noi sotto questo chiaramente dobbiamo fare meglio. Anche da parte dell'Atalanta, Barro e Melegoni fanno la differenza. Questi giocatori già prestati alla prima squadra effettivamente anche in questa primavera si vedono. Ma sì, son tanti ragazzi secondo me di qualità che abbiamo e che hanno prospettive importanti. Adesso Musa, Mele, Bastoni, insomma sono i tre che Gasperini ha aggregato, ma secondo me ce ne sono altri magari da aspettare che hanno tanta qualità per poter far bene. Per l'Atalanta Primavera ora l'obiettivo è solamente il campionato, che si contente con l'Inter? Sì, abbiamo il campionato, abbiamo insomma una parte di stagione ancora bella e stimolante da fare. Noi abbiamo ancora margini di crescita per come la vedo io, e abbiamo il nostro calcio che cerchiamo di fare, cerchiamo di mettere in mostra. Chiaramente dobbiamo abbinarlo anche ai risultati, perché comunque questa categoria richiede anche questo, che è poi la cosa che stiamo facendo bene in campionato. Erano circa 3.500 i tifosi accorsi quest'oggi all'Atleti Azzurri d'Italia. Effettivamente giocare in questo stadio avrà sicuramente dato un'enfasi in più ai suoi ragazzi, come hanno preso questo giocare in uno stadio così pieno di tifosi che effettivamente hanno sostenuto la squadra fino al 90esimo. No, bello, sicuramente per loro è motivo di crescita anche giocare allo stadio, giocare con un pubblico importante che poi ci ha sostenuto per tutta la partita, e di questo sicuramente dobbiamo ringraziarli. Sicuramente è stata una bella serata, comunque conclusa male dal punto di vista del risultato, ma sicuramente ci serve per crescere e migliorare. E ora continuiamo con la rubrica Biberon.
studio fotografico per bambini Simona Lazzarini. Professionalità e esperienza al tuo servizio. Regalati un ricordo. Vienimi a trovare a Cazzano Sant'Andrea. Ci fermiamo per una pausa, tra poco. Terza ed ultima parte del telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20:05 trasmetteremo il programma di motori Paddock. Alle 22:30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23:15 la rubrica di sport invernali N come neve e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche alle ore 21:30 sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sempre su questo canale alle 22:10 trasmetteremo Target e il servizio ci porterà a Ponte Nossa con una nuova puntata dei servizi realizzati con gli intervistabili che sono stati alle officine meccaniche. Sul canale sportivo numero 628 alle 20:30 trasmetteremo la rubrica di sport invernali Ski Magazine alle 21, tempi supplementari. L'almanacco per domani, venerdì 9 febbraio, il sole sorge alle 7:27, tramonta alle 17:42. Il culmine è alle ore 12:34, la durata del giorno è di 10 ore e 15 minuti. La luna sorge alle 2:34 e tramonta alle 12:27. La fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 42%. La chiesa ricorda Santa Apollonia. Ecco anche le previsioni del tempo. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con occasionali e debolissime precipitazioni, limite delle nevicate oltre gli 800 metri di quota. Le temperature saranno stazionarie. E con questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.